Da come avete potuto leggere nel titolo, mi arrivate della robetta niente male. Benvenuti cari modellisti, oggi vi voglio parlare di un mio nuovo progetto barra avventura, ovvero dell'argomento, o meglio categoria, al momento più chiacchierata nel mondo scaler, cioè la categoria extreme. Dunque premetto che io non ne so molto, li ho visti a Maggiora e ne approfitto per postarvi il link del video di Maggiora qui sopra in caso non l'aveste visto. Ma questi scaler mi sono piaciuti fin da subito, non tanto per estetica ma per le performance che riescono a dare. Premetto che non voglio togliere nulla ai master del settore, parlo per mia esperienza modellistica, quindi ognuno ne trarrà le proprie opinioni, io semplicemente condivido le mie. Lo stesso discorso vale anche per i materiali che ho scelto di usare per le varie parti. Questa avventura barra progetto, essendo una categoria di modellismo estrema, chiamiamola così, come potrebbe essere l'1-8 pista eccetera, sarà un progetto votato quindi alla performance e non al realismo. Non mi aspetto di mettere chissà quale chicca estetica, dovrà essere soltanto un mezzo performante. Detto questo, fatte tutte le premesse del caso, prima parte che è il telaio a longheroni classico in carbonio 3 mm, abbastanza flessibile, secondo me quanto basta. Premetto che tutto il materiale che ho preso per questo progetto l'ho preso su AliExpress, direttamente dal produttore Ignora. Mi piace la notevole scelta che si ha per l'attacco degli ammortizzatori, non male, ci sono molte configurazioni di attacco per gli ammortizzatori, mi piace un sacco. La cosa che mi ha colpito di più di questo telaio è l'inclinazione di 6 gradi in avanti. Se noi andiamo a posizionare una squadra possiamo vedere quanto è inclinato il tutto in avanti. Vedete queste luci a terra? E l'inclinazione di 6 gradi proprio per la distribuzione di pesi verso l'anteriore. Questa è stata una chicca, che è una delle chicche che mi ha fatto scegliere questo tipo di telaio LCG. Non male, non male davvero. La lunghezza dei longheroni la danno per un passo di carrozzerie standard di 313 mm, un po' come erano dall'SCX10 in poi, dalla prima serie in poi. Viene fornito con tutta la viteria necessaria, comprese le due piastre laterali per l'elettronica, le traversine del telaio che si possono scegliere da 70 mm oppure da 78 in base alla skid, in base alla trasmissione che uno monta, se monta la trasmissione SCX10 o SCX10-2. Poi abbiamo i link piegati per avere la massima luce da terra, il meno ingombro possibile, sono 4 link anteriori e 4 posteriori, tutti gli uniball con la sfera in acciaio. Come vi dicevo prima, io ho optato per la trasmissione SCX10-2, quindi monterò di conseguenza la sua skid dedicata. Sempre su AliExpress vendono anche quella piatta in alluminio che io mi sono dimenticato di comprare, ero convinto di averla messa nel carrello e invece è rimasta là, pazienza. Ho preso questa qua in Italia, l'ho pagata leggermente di più anche se in plastica, ma poco importa, così mi è arrivata prima. La missione che ho scelto, classica, è una replica della SCX10-2 come vi dicevo prima. Non l'ho ancora aperta, non l'ho ancora smontata, ma sembra che giri perfettamente senza intoppi. Un ottimo clone, direi. Andiamo adesso sui cardani. Io ho scelto sempre Ignora, quelli che consigliava durante l'acquisto della meccanica. Allora, ho preso un 68-86 per l'anteriore e un 129-179 per il posteriore. Sono, allora, per il prezzo, perché costano veramente una cifra ridicola, sono veramente, io li trovo veramente ben fatti. Sono completamente in acciaio, robusti, hanno la sfera in ottone
e non mi sembrano particolarmente leggeri, quindi secondo me possono sopportare qualunque tipo di sollecitazione. Vedremo poi durante i test dove andremo a finire, però secondo me sono cardani validissimi. Passiamo adesso agli ammortizzatori, eccoli qua, classici ammortizzatori da 90, completamente in alluminio, doppia molla e ghiera di precarico in alluminio. Vengono forniti con 4 molle, credo a questo punto di una durezza più morbida o più dura, non li ho ancora aperti. Hanno anche loro le testine in ottone, quelle inferiori, e sopra in acciaio. Spero che non perdano eventualmente un piccolo giro di teflon nel cappello superiore, e speriamo. Per il servo ho preso un Ignora sempre 35 kg con ingranaggi in metallo e un 0.14 a 6 volt, sicuramente, visto che ce l'ho, metterò anche un back esterno giusto per avere la massima resa del servo. Poi la ciliegina sulla torta per quanto riguarda la meccanica la lascio per ultima, chiaramente. Sono i ponti sempre Ignora, arrivati in questa splendida scatola che andremo ad aprire insieme. Io li ho già aperti e li ho già anche osservati. Super imbottitura, sacchettino con squadrette in alluminio, trascinatore in alluminio, dadi, viti, i vari pin distanziali in ottone, niente male. Poi abbiamo barra di sterzo in alluminio con sfere in acciaio, supporto per il servo da mettere sul ponte che dalle immagini credevo fosse in plastica, invece anche lui è in alluminio. Una chicchetta che abbiamo qui è il rinvio dello sterzo, che è finto idraulico da servo alla C, veramente molto bello. E poi andiamo a vedere i ponti. Li ho scelti a portale, come ho già sull'SCX10 3. Guardate che meraviglia, sono rimasto colpito dai ponti perché sono veramente realizzati benissimo. Hanno una skid plate di protezione per la boccia semplicissima con questa X pressata dentro, non so cosa significhi. Hanno una scorrevolezza incredibile, senza rumori e senza impedimenti, senza giochi, nulla. Cioè sono veramente assurdi quanto sono curati e ben fatti. Spero anche che siano, non li ho ancora aperti, non ho ancora aperto la cascata, non ho ancora aperto la boccia, non so neanche il rapporto tra della coppia conica quanto sia, però li ho solo guardati. Esteticamente hanno un buon peso ma non esagerato e sono veramente fatti bene. Questo è quello posteriore, vediamo ancora quello anteriore. Ecco qua, sembrano avere una buonissima sterzata. Tacco multilink, anche lui gira perfettamente, non ha alcun tipo di impedimento né rumore strano, davvero ben fatto. Bene, la parte meccanica ve l'ho fatta vedere, ve l'ho presentata, direi niente male. Rimangono gomme e cerchi. Al momento userò come gomme le Luis, le CR Champ che ho usato a Maggiora. Finché non avrò un'idea più o meno chiara di cosa prendere. Mi sono trovato molto bene, quindi per il momento terrò quelle lì, poi vedremo in futuro su cosa optare, su quale tipo di gomma e soprattutto su quale tipo di spugna interna. Facciamo un altro passo avanti per quanto riguarda l'elettronica. Allora, siccome con Hobbywing ho sempre avuto un buonissimo feeling, ho scelto anche di
usare Hobbywing come elettronica per il mio nuovo progetto. E ho preso la combo, la Axe R2, quella con la nuova tecnologia FOC, Field Oriented Control. Adesso andiamo a vederla. Anche questa l'ho già aperta per vedere com'era. Qui abbiamo il motore, che è un 2100 kV e regolatore da 80 A. Allora, questa nuova tecnologia FOC, per chi non lo sapesse, è una tecnologia sensori che cambia drasticamente la maneggevolezza. Regola all'istante, a seconda dell'esigenza, sia coppia che velocità. È completamente configurabile in ogni minimo dettaglio tecnico tramite la program card, o se si ha l'applicazione anche tramite Bluetooth. Qui abbiamo il regolatore, come vedete cambia anche il plug dei sensori, non è più la classica spinetta piatta a 6 poli, ma ricorda un po' le prese industriali. Questa tecnologia, oltre a offrire prestazioni eccellenti da quanto dicono, è completamente waterproof, incrementa anche la durata delle batterie perché regola l'assorbimento in modo minuzioso. Ne parlano veramente bene, hanno fatto un lavoro egregio secondo me, mi fido, so che Hobbywing è un master in tecnologie del genere, quindi credo che andrò a colpo sicuro. Elettronica anche vista, mi deve ancora arrivare la carrozzeria, che non è niente di che, un pick up in Lexan che andrò a tagliare in ogni posto per avere la massima luce e non toccare da nessuna parte. Radio, la mia vecchiotta e sempre fidata Samba MT4 con ricevente SV37, che è quella compatibile, non è la FHH4 ma è la FH2. 3 canali sufficienti a gestire il tutto. Gli ingredienti li abbiamo visti tutti, non ci rimane a questo punto che fare la torta. Spero di finirlo entro domenica 16 perché ci sarà un evento / gara del salame qui dalle nostre parti, quindi sarà un ottimo spot per provare il mezzo, quindi spero di finirlo in tempo. Come sempre ragazzi, vi ringrazio di essere rimasti con me fino alla fine, non mi resta che rimandarvi al prossimo video, un saluto, ciao!